I disturbi alimentari sono un insieme di condizioni cliniche che hanno in comune un rapporto alterato con il cibo e anche un'alterata percezione di se stessi e del proprio corpo. La diagnosi non è semplice, specialmente all'esordio, anche perché chi ne è affetto tende a gestire di nascosto questo tipo di situazione e di comportamento. L'implicazione che può avere il disturbo alimentare sul lungo termine è prima di tutto clinica, perché comunque sia un alterato rapporto con il cibo, sia che sia in eccesso, sia che sia in difetto, porta ovviamente poi a un'alterazione dello stato di salute non indifferente. Per contro però c'è anche una componente emotiva e psicologica molto importante su cui è necessario intervenire, facendo percepire al paziente o alla paziente che comunque presenti anche un sostegno, un aiuto, un supporto continuativo che l'accompagnerà o lo accompagnerà nella risoluzione di questa situazione. La terapia con cannabinoidi in questo contesto può essere utile se vista proprio come un ponte, quindi un intervento dell'immediato che quindi aiuta il paziente a trovare una condizione clinica, una condizione mentale, psicologica migliore per poter affrontare e impostare anche un intervento di tipo nutrizionale e un intervento di supporto psicologico che quindi piano piano nel tempo possa portare alla risoluzione del disturbo alimentare.